Ciao e benvenuti al nuovo video della comunità OpenBench Italia. Oggi vogliamo parlare di un software molto interessante, Calibre. Quante volte vi capita di avere un formato PDF e di voler trovare un formato ODT o comunque un formato mobile da poter utilizzare all'interno del vostro Kindle? Oppure di creare un documento e di voler crearne più versioni per permettere a tutti il loro utilizzo e quindi la sua condivisione. Allora, come possiamo fare? Una sola parola: utilizzate Calibre, è molto semplice, è un software più che altro open source, è multipiattaforma e permette sia la conversione di formati vari, ma inoltre pure di cercare vari tipi di libri di testo. Questo di qua lo vedremo in un secondo momento. Allora, adesso abbiamo il nostro formato ODT, è un formato che più o meno viene generato dal software LibreOffice. Allora, noi lo aggiungiamo all'interno, è un pochettino scattoso, però va bene, uguale. Aspettiamo qualche secondo che viene caricata all'interno e possiamo modificare i dati associati, per esempio del libro, per dare informazioni aggiuntive. Quindi definiamo titolo vincente, inseriamo il nome e cognome dell'autore, possiamo inserire anche le serie. Sinceramente io questo di qui lo lascerei vuoto, però decidete voi. Possiamo dare una valutazione, inserire vari tagli, per esempio il libro parla di libertà di espressione, libertà espressione e tutti quei tagli che vi interessano. Inserite le 5-6, non esagerate, però è anche utile. Un D, la data, l'editore, la lingua. Allora, poi potete scaricare i metadati e insomma sono tutte queste informazioni abbastanza aggiuntive. Oltre a ciò possiamo pure inserire una nostra cover, la possiamo generale, quindi abbiamo il titolo e l'autore, oppure inserirne proprio una copertina che ci interessa, che ci piace, che abbiamo. Quindi utilizziamo questa e sarà la nostra cover che verrà inserita all'interno del file, insomma, da convertire, quindi poi anche nel file è convertito. Mettiamo ok. Ora clicchiamo su Converti libro, aspettiamo e qui possiamo cercare di dare delle caratteristiche particolari al nostro libro, ebook, mobile o qualsiasi file, insomma al nostro file. Allora possiamo scegliere la dimensione del carattere, possiamo rimuovere gli spazi, inserire delle righe, ottimizzare la punteggiatura, mantenere elegante, insomma, tante piccole caratteristiche che poi verranno portate nel risultato finale, quindi nel formato della conversione, insomma. Allora, poi elaborare, per esempio, tantissime cose, abilitare l'elaborazione, poi liberatura della struttura, beh, qui io sinceramente non cambierei nulla, poi impostazione della pagina, vedete qui, per esempio output generic, quindi va bene, non è specifico, per esempio, che ne so, per un determinato formato tipo iPad e tutto il resto, ma è generico. Poi inoltre possiamo cercare di sostituire, creare l'indice e tante altre piccole magagnettine da sistemare. Scegliamo i nostri file, mettiamo mobi, mettiamo ok, poi vedete lavoro 1, quindi sta cercando di convertire il nostro file, ha finito, vedete, subito, molto semplice, è un file piccolo, se fosse grande ci starebbe molto di più. Allora, lo leggiamo per vedere come è venuto, se è il file convertito e ci piace più che altro. Vedete, sì, è stato convertito, la formattazione è questa, più o meno con le caratteristiche senza modificare quelle standard, quelle generali, quindi in modo semplice. Questo è il nostro testo, come è stato trasformato e convertito per un formato mobile. Allora, abbiamo, ci piace, perfetto. Dove vengono conservati questi file? Allora, se noi non diamo una specifica indicazione a Calibre di conservarli in un determinato posto del computer, lui solitamente li salva all'interno della biblioteca di Calibre. Quindi clicchiamo sulla cartella. Clicchiamo sulla cartella che ha creato, quindi corrisponde al nome dell'autore, poi file, quindi il nome, e qua troveremo tutto quello che abbiamo inserito, la cover,
il formato ODT e il nostro formato convertito. Poi possiamo convertire l'ODT anche in EPUB, in PDF e in tante altre tipologie di formato file. Torniamo di nuovo a Calibre. Benissimo, lo vogliamo conservare, lo salviamo su disco, diciamo dove vogliamo conservarlo e tutto il resto. Inoltre lo possiamo anche condividere. Vedete, qui ci sono anche connetti e condividi, si può condividere impostazione di DIB basata su email e tutto il resto, e tutte queste cose così carinucce e interessanti. Le abbiamo condiviso, adesso vogliamo cercare di eliminare i file perché all'interno della biblioteca di Calibre non ci serve più, vogliamo fare un pochettino di pulizia. Lo rimuoviamo, tranquillissimo. Vede, elimina definitivamente, quindi non lo potete più riprendere dalla biblioteca. Benissimo, abbiamo finito. Adesso ci interessa trovare vari tipi di libri. Calibre permette anche di cercare su tanti siti, sia commerciali ma anche praticamente liberi. Vedete? Basta, ottieni libro, basta cercare, non lo so, comics, mettiamo una parola così, e lui li cerca su varie tipologie di siti. Poi, ovvio che comunque possiamo dire con qua, qui non lo cercare. Qui non lo cercare, insomma, scegliamo noi. Per esempio, possiamo cercare soltanto su Archive, che è interessante come sito, oppure insomma su siti che ci interessano di più. Noi mettiamo cerca, diamo il tempo perché comunque sono tantissimi i siti, quindi devo cercare qua poco qua, però lui subitissimo ci dà vari tipi di informazioni e ci dà anche delle informazioni anche del prezzo. Vedete, qui è libero. Vedete, questo vi dà subito, questo libro è da restrizione, quindi praticamente già noi sappiamo dal lucchettino che effettivamente questo libro è interessantissimo perché è libero, non costa. Anche vedete, questo di qui invece è libero, nel senso non c'è il DRM, però ha un costo, infatti non è che significa essere liberi, avere tipo licenze. O comunque non restrizioni a livello di copyright eccessive, significa per forza essere gratuito. Infatti per quello, e poi questo sarà un discorso a parte di utilizzare le licenze open e vi dirò per quale motivo farlo, però torniamo di nuovo a Calibre e vedete qui che potete trovare tranquillissimamente tantissimi libri su tanti siti, e qui praticamente vedete qui sono i nomi dei siti dove lui sta cercando e quindi continua a cercare perché inseriscono sempre sempre di più nuovi file, quindi lui li cerca ancora. Vedete, possiamo fare anche un tipo di indicare il prezzo free per esempio, e poi fare un tipo di ricerca basata per esempio, non so, più sul prezzo che su altro, oppure su un negozio, insomma, tante piccole cose che sono interessanti. Qui diciamo più che altro una persona, noi abbiamo fatto una ricerca abbastanza generica, però possiamo cercare un determinato tipo di libro e vedere i tipi di prezzi anche rispetto alle diverse piattaforme. Quindi faccio anche un'idea, perché magari, che ne so, in una piattaforma costa, il libro costa un tot e magari nell'altra ne costa di meno o di più. Insomma, è carina soprattutto questa idea. Allora, chiudiamo, non ci interessa, noi abbiamo fatto la nostra conversione, abbiamo cercato i nostri libri, li abbiamo condivisi sulla nostra mail, li abbiamo salvati, li abbiamo rimossi e adesso possiamo chiudere Calibre. Sotto il video daremo indicazioni su Calibre e anche il link ufficiale dove poterlo scaricare. Inoltre nel sito ufficiale potete trovare anche un manuale dove sono definite tutte le funzionalità di Calibre. Queste di qui sono quelle generiche, abbastanza semplici. Ovvio che ce ne sono di specifiche, è che una persona utilizza un determinato software o qualsiasi altra cosa, più diventa bravo. Quindi è anche utile fare delle prove a livello proprio personale, nel senso che ognuno ha un gusto diverso, ognuno vuole un tipo di formattazione. E poi un'altra cosa da considerare è il tipo di file, quindi per esempio se noi abbiamo tanti spazi sarebbe utile per creare un file leggibile magari rimuoverli,
se per esempio abbiamo delle slide e quindi un formato che ne so, anche se sono salvate in formato PDF, però ci sono tantissimi spazi perché le slide sono molte immagini, sono molte cose, insomma, diciamo, c'è poco testo rispetto a un libro. Per permettere poi, che ne so, la conversione in un formato PDF e renderlo quindi molto leggibile o comunque ODT o MOBI, sarebbe utile, che ne so, rimuovere gli spazi. Questo di qua però è tutto molto soggettivo. Cercate di utilizzare Calibri come volete, è carino ed è soprattutto open source, quindi noi lo consigliamo vivamente e speriamo che vi sia piaciuto sia il video che possiate creare i vostri documenti, convertirli e cercare libri, perché la cultura inizia da noi stessi. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.